Davanti a me c'è Alessio Giannone. Buongiorno, ciao Giorgio. Ciao Alessio e ciao Pinuccio, perché sì, abbiamo di fronte uno sdoppiamento di personalità. Assolutamente, anche se spesso le due personalità combaciano, però questo lo dico solo a tutti. Combaciano dove? In posti particolari della tua casa? A parte quello, e poi diciamo combaciano anche nel voler dire delle cose. Cioè Alessio è molto più rabbioso, Pinuccio no, quindi diciamo ho trasferito la rabbia che aveva Alessio rispetto ad alcune dinamiche sociali e politiche nell'essere così simpatico e superficiale di Pinuccio. Quindi è terapeutico in qualche modo? Per me sì, io quando sto giù faccio un video e mi riprendo, anche perché rido da solo. Questa è una cosa che pochi sanno, però rido da solo, io mi vedo il video e rido. Quindi per me è una terapia, quando rido lo faccio. E il tuo psicoanalista cosa dice? Mi ha abbandonato anni fa, si è rassegnato. Che non è tua suocera, è lo psicoanalista? No, mia suocera è la saggia della famiglia. Però la migliore analisi la facciamo da soli, diciamo a farcela da soli. La psicoanalisi, quando capisci perché vivi un determinato momento, devi darti la risposta. La risposta al mio momento è stata Pinuccio. Ecco, allora proviamo a fare un po' di psicoanalisi. Andiamo. Quando è che nasce questo sdoppiamento? Oh, lo sdoppiamento nasce da un punto di vista del temporale un anno e mezzo fa. Nasce dopo alcuni tentativi di satira fatti da Alessio Giannone in rete, che però si erano resi conto che erano abbastanza locali, quindi si parlava di politici locali. Poi Alessio voleva fare il regista e continua a fare il regista, e affacciatosi a un mondo, salendo un gradino in più, ha visto delle cose che non gli piacevano e quindi lui si arrabbiava, si faceva nemici. Qual è il modo per non essere timbrato come nemico antipatico? La satira. La maschera. La maschera, perché sì, puoi risultare antipatico, però giochi su un altro campo e quindi devono venire nel tuo campo a giocare, e nel campo della satira è difficile giocare, soprattutto i politici non riescono a farlo. Certo. E quindi mi sono messo questa maschera che mi fa star bene, poi cosa porterà non lo so, però mi fa star bene. E questa maschera è una maschera di tipo commedia dell'arte, oppure più orientata al spettacolo, oppure è più di alto livello? Io ho ricevuto recensioni e paragoni con maschere eccellenti. Non lo so, io non saprei dare una definizione, neppure dell'alto livello, perché l'alto livello è pericoloso, non mi piace neppure definirlo. Una cosa è certa, quella maschera io ce l'avevo dentro, e nasce anche dalla voglia di comunicare non solo all'alto livello, ma anche al basso livello, determinate cose. Quindi quando si incontra il bambino di 8 anni, il pensionato, l'operaio, il professionista, che hanno capito quello che volevi dire, per me è il risultato migliore della mia maschera. E lo capiscono tutti? Devo dire sì, almeno quelli che ho incontrato, poi c'è qualcuno che magari non lo capisce, non me lo viene a dire. Lo capiscono quelli a cui non piace, perché anche quello è un metodo di comprensione. Ma se qualcuno ride e in quel momento però gli sto facendo arrivare anche una notizia, è un mio punto di vista che però può essere anche sbagliato, vuol dire che il messaggio è arrivato. Non la riesco a definire forma d'arte, perché per me puoi dire, sono quelli che dicono tu che fai l'artista, cioè l'autodefinizione è una cosa bruttissima. Sulla carta di identità cosa c'è scritto? Disoccupato. Quindi il messaggio, parliamo di comunicazione in generale, quando arriva c'è il risultato. La nicchia è una cosa pericolosa, spesso ci si chiude nelle nicchie perché si riesce a fare sempre cose poco comprensibili. Anche se sono nicchie enormi come quelli del Movimento 5 Stelle, per esempio. Però anche lì le nicchie poi, quando cominciano a capire che fanno parte di una nicchia, c'è qualcuno che non dico cambia colore, però vuole ragionare, come sta accadendo anche nel Movimento 5 Stelle, per fortuna. Io sono convinto che il peggior danno del Movimento 5 Stelle è il manico, come dappertutto, certo. Perché io conosco gente della base con cui dialogo e ho dei dialoghi splendidi, anche costruttivi, però
però per indole non amo il capo, quindi dove c'è il capo io non riesco a metterci il piede dentro. Ma non lo ami come Pinuccio o come Alessio? Non lo amo né come Alessio né come Pinuccio. Alessio proprio non lo ama il capo. Pinuccio lo prende in giro, quindi tutti e due hanno poco rispetto dell'autorità. Pinuccio da un certo punto di vista lo sfrutta con una sua morale, portandoli dove vuole. Alessio ne rimane proprio lontano. E credo che questo sia l'aspetto che unisce i due personaggi, l'essere indipendente. Sì.